Questa qua che è una 28 centimetri rispetto a una 27 centimetri, quindi un centimetro di meno di zoom fly, sembra proprio di prendere un mattone in mano rispetto a una piuma. Queste sono le Nike Vaporfly Next Percent, calzature premium dell'azienda americana di cui io, Andrea Soffientini, ogni tanto su questo canale parliamo. Se non fosse per il nome Next Percent, se non fosse per il peso 189 grammi nella taglia 9, se non fosse per l'ammortizzazione, per l'appoggio sul terreno davvero morbido ma al tempo stesso reattivo, se non fosse perché moltissime delle persone mie amiche che le hanno provate mi hanno detto che si corre davvero velocemente, questa scarpa sicuramente non le comprerei. Non le comprerei non tanto perché durano poco e nemmeno perché si trovano a un prezzo esorbitante compreso tra i 250 e i 277 euro sui principali siti internet italiani che ogni tanto, peraltro cosa molto rara, le vendono a un prezzo leggermente più scontato. Non la comprerei perché mi hanno detto, e questa è una cosa certa, che questa settimana è uscito il modello successivo, le Alpha Fly. Modello con cui Eliud Kipchoge a Vienna in ottobre è riuscito per la prima volta a correre una maratona sotto le 2 ore, in particolar modo in 1 ora 59 e 40 secondi. 45 secondi meno del tempo precedente, 0,6% di miglioramento rispetto a quanto era avvenuto a Monza 2 anni prima. Tra l'altro, per curiosità, le scarpe sono aumentate non dello 0,6% ma del 9% rispetto a queste Next Percent. Per chi non lo sapesse, sono Massi e assieme ad Andrea e Cesare parliamo di tutto quello che riguarda la corsa in maniera semplice ma non banale. Cosa dire di queste Next Percent? Sono uscite 11 mesi fa e nel corso del tempo, l'abbiamo raccontato nel video del Vaporfly 4%, hanno visto centuplicare le vendite di questa tipologia di scarpa per il marchio Nike. Le spec sono davvero semplici, differenziale 8 mm, 40 mm nel tallone, 32 mm nell'avampiede. Tomaia in materiale in similplastica Vaporweave, molto resistente ma al tempo stesso semplice, pianta del piede sicuramente più larga rispetto al modello precedente, quindi scarpa più stabile. Prima di sentire il mio amico Andrea che bombarderò di domande, una domanda che mi potreste porre è: ma con queste miglioro? Come sempre il mio consiglio resta quello di scegliere consapevolmente. Con queste probabilmente migliorerete di almeno lo 0,6%, che è un valore importantissimo per andare alle Olimpiadi. Ma invece per correre gare virtuali probabilmente no. Ora, come al solito, lascio la parola alla scarpa, poi vedremo Andrea e mio figlio Matteo correre sul tapis roulant, prima a 5, poi a 4, poi a 3 km. Infine intervisterò Andrea, quindi senza ulteriore indugio, let's go! Ciao Andrea, Ciao a tutti, ciao Max. abbiamo appena recensito le Vaporfly 4%, ora parliamo delle Next Percent, cioè il modello successivo. Cosa ne pensi?
Diciamo che innanzitutto hanno fatto una scarpa super tamarra, e il colore rosa e il colore verde sono davvero super, però vabbè, il mio cuore è andato su queste qua rosa, comunque mi piacevano nettamente di più. E a chi sono adatte queste scarpe? Diciamo che sono, non la chiamerei neanche l'evoluzione di una Vaporfly 4%, direi che è molto simile. Come scarpa, e quindi rimango sempre sulla stessa idea dell'altra, quindi una scarpa adatta più o meno a tutti, diciamo che la riesce a sfruttare chi sa usare l'avampiede. E per quale distanza le utilizzeresti? Io l'ho testata solamente in mezza maratona e in maratona, che poi la maratona è stata una mezza maratona anche lì, perché ho fatto Firenze al 24esimo e mi sono fermato. Invece in mezzo l'ho provata a Verona, questa Verona qua, ai campionati italiani dove ho fatto il personale. Però rimango dell'idea che come la Vaporfly 4% è una scarpa da tutte le distanze. È una scarpa per tutte le distanze, da sfruttare per la sua velocità, tra virgolette, sulle gare più corte, invece da sfruttare per la sua... per il suo comfort e per il fatto che ti stanca di meno le gambe sulle gare più lunghe. Ma le faresti utilizzare anche agli amatori principianti che hanno a disposizione un portafoglio? Ecco, diciamo che chi ha a disposizione il portafoglio sì, le farei usare, cioè, o meglio, siamo sempre lì, non vedo punti, non vedo dei contro ad usarle. Diciamo che magari se tallono perdo tutta l'efficacia della propulsione del carbonio in avampiede. Non vedo il motivo, tra virgolette, per usare questa al posto di un'altra scarpa. Cioè, se non lo so, se vado a 5 km, non so se l'avrei usata. Forse avrei usato una Carbon X, io come persona, oppure una Zoomfly, non sarei andato a prendere questa. Ci sono delle ragioni per comprare le 4% rispetto alle Nexpert 100 o no? Le 4% rispetto alle... No, io comprerei le Nexo solamente perché sono più belle, però se posso dirti la differenza è un po' che queste qua sono un attimino più dure, che poi in gara non ti porta dei benefici, cioè dei pro o dei contro, sono solamente un attimino meno confortevoli rispetto alle 4%. E a livello di stabilità sappiamo che le 4% hanno qualche problema, alcuni ci hanno sottolineato che comunque sono più instabili. Qualcuno dice che sono più stabili, queste qua sicuramente non hanno più il Flyknit, essendo anche un attimino più durette di intersuola, rimangono un pochino più precise. Anche la suola è stata fatta diversamente, quindi rimane un pochino più precisa come scala. E secondo te a partire da che ritmo sono suggerite per migliorare la velocità? Ma direi non propriamente il ritmo, ma proprio dalle impostazioni di corsa. Ripeto, chi corre di avampiede è favorito rispetto a uno che tallona. Secondo me non deve passare che la Vapor ti fa migliorare. Diciamo che prima devi allenarti, quindi non è che se faccio 30 km alla settimana vado a fare la maratona e la faccio sotto le 3 ore. Non è la scarpa che fa l'atleta in quel caso. Diciamo che dà una gran mano. Io la mano di questa scarpa la sento dalla metà gara in poi, cioè arrivare alla mezza maratona di una maratona e ad avere ancora le gambe fresche è un'ottima sensazione per il proseguo della gara. Stessa cosa agli italiani di mezza maratona, sono passato ai 10.000 che stavo benissimo, con le gambe fresche, anche se stavo esagerando con i ritmi, dopo sono riuscito pure a mantenerli, quindi. E secondo te questo è dovuto al fatto che hanno una maggiore quantità, si parla del 15% in più di intersuola Zoom X, oppure anche alla differente struttura della fibra in carbonio? No, no, diciamo che è proprio tutto l'insieme, la scarpa comunque che è molto, molto morbida, anche se è meno morbida da 4%, rimane comunque una scarpa super confortevole e anche la piastra in carbonio si sente. Quindi l'insieme proprio della scarpa che fa questa scarpa. La solita domanda, quanto credi che sia la durata di questa scarpa? La solita risposta, pochi chilometri con di reattività e
e i soliti 500 km invece per la durata di ammortizzazione. Parlami un secondo della tomaia, che è un po' diversa rispetto al classico Flyknit, cosa ne pensi? Allora, la tomaia è diversa e sembra molto meno traspirante rispetto al Flyknit. Per dire, quando sono andato a Verona le avevo portate sia le 4% che le Next e ero in dubbio su quale utilizzare. Queste qua erano nuovissime di pacca e ho detto se piove utilizzerò le Next perché comunque rimane meno acqua sopra e non la fa entrare nel piede o comunque ne fa entrare di meno. Se invece c'è il sole userò le 4%. Per dire, quindi questa qua è già una prima differenza. L'altra è che comunque la scarpa è più contenitiva, questa Next. E una delle domande che i podisti amatori ci chiedono, soprattutto quelli che comprano questa scarpa su internet, anche perché è difficile trovarla al negozio, è stesso numero o mezzo numero in più? Io ho preso mezzo numero più grande perché comunque in avampiede stringe molto. Davanti c'è. Avendo preso mezzo numero più grande c'è un po' di spazio. Max l'ha presa dello stesso numero solito, però io mi sento di consigliare mezzo numero in più. Io ne ho tra l'altro due, ovviamente. Comunque, Portafoglio. punti di forza e debolezza di questa scarpa? I punti di forza secondo me ce l'hai già detti, ma... Sì, punti di forza ne sono a palate, cioè proprio guarda, vorrei provare l'Alpha Fly solamente per dirti se c'è qualcosa da migliorare, perché ad averla usata questa scarpa, ad averla in mano, leggerissima così, non saprei dirti su cosa potrei migliorare. Anche la forma un po' strana che tanti dicono che faccia schifo mi dà l'idea di essere una scarpa da astronauti. Parlaci di un punto di debolezza. Il punto di debolezza, se proprio ne devo trovare uno, potrebbe essere un po' la suola che ha poca gomma nella parte posteriore. E invece sappiamo che qualche mese fa una delle recensioni più viste, anzi la più vista del canale, è stata quella delle Zoom Fly 3. Cosa dici rispetto a questa? Per chi avesse metà dei soldi, suggerisci di comprarla oppure... Comunque è meglio risparmiare una scarpa in meno da allenamento e Allora, spenderli per questa. se devono provare, se ho la possibilità di prendermi una scarpa da gara, allora vado direttamente sulla, cioè, o meglio, se devo usare una scarpa sia per allenamenti che per gare, forse mi conviene la Zoomfly, comunque dura di più e vabbè, è un'ottima scarpa. Se avessi la possibilità di prendermi una scarpa da gara e una scarpa di allenamento, andrei sicuramente a comprarmi una Next. Le differenze sono abbastanza marcate, cioè prendere in mano una. Questa qua che è una 28 centimetri rispetto a una 27 centimetri, quindi un centimetro di meno di Zoom Fly, sembra proprio di prendere un mattone in mano rispetto a una piuma. Poi a guardarle sembrano praticamente uguali, però cioè, cambia il mondo. Anche come comfort, non so come dire, ma mettere su una Next, chi l'ha provata lo sa. Ti fa sentire da Dio, invece avere comunque una Zoomfly qualche fastidietta al piede te lo può dare, no? Come una scarpa qualsiasi da corsa, mentre la Next sembra davvero perfetta come calzata. Ultima domanda, quando testerai, testeremo le Alpha Fly? Quelle dipende da quando arrivano, da quando sono disponibili e da quando arrivano. Ti avevo mandato un famoso messaggino in cui dicevo che ce l'avevo, le avevo comprate e ovviamente mi Sì, dispiace, e poi mi hai fatto ti ho arrivare altri illuso. qua. Va E vabbè. bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. You didn't need, but you wanted me.
maybe I was wrong, even once wasn't anything.